Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni al capitolo 15, dal versetto 18 e seguenti, leggiamo: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia». La vita di chi vuole seguire Gesù, essere suo discepolo, non sarà costellata da rose e fiori. Gesù non addolcisce la pillola, non usa anestetici, non inganna. Dice ciò che accadrà a coloro che decidono di permanere nel suo amore e di vivere nel mondo secondo i suoi insegnamenti. Egli non promette loro una vita paradisiaca senza difficoltà, non promette successo, elogi e promozioni sociali. La vita che gli offre non si può paragonare con gli ideali mondani segnati dalla vanità, dalle apparenze, dalla celebrità. Perciò i suoi discepoli devono essere piuttosto pronti all'incomprensione, ai dispetti, al rifiuto, e come è stato rifiutato il loro maestro. Tuttavia la presenza di Dio nelle loro vite è la migliore ricompensa, il miglior premio, la migliore sicurezza e l'unica forza di cui hanno bisogno. Dice Gesù: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Questo ci fa avere la consapevolezza che Lui è più grande di tutti noi e noi siamo servi e non possiamo oltrepassare Gesù. Non possiamo usare Gesù. Lui è il Signore, non noi. Lui è il Signore. Questo è il testamento del Signore. Si dona come cibo e come bevanda e ci dice: amatevi così. Lava i piedi e ci dice: servitevi così. Ma state attenti, un servo mai è più grande di quello che lo invia, mai è più del padrone. I discepoli che portano il Vangelo e seguono Gesù sanno in anticipo che non verranno accolti con apertura di cuore e gratitudine, ma saranno protagonisti alla maniera di Cristo di una storia nuova con la stessa verità, ma anche la stessa mansuetudine di colui che, armato di perdono sulla croce, perdona e ama sino alla fine. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.